Non sapevo bene come girare questo video, ovvero all'inizio avevo pensato di mettere una videocamera fissa alla TV, un'altra che mi riprendesse mentre parlavo e poi combinare le due cose, ma sinceramente anche no. Alla fine ho optato per questa inquadratura unica. Anche perché oggi voglio fare un video che mi è venuto in mente un po' così su un argomento che volevo trattare da un po', ma non ho mai trattato. Mi sembra di non aver mai fatto un video su film, serie TV, insomma del momento, e colgo l'occasione di farlo oggi perché da poco ho il nuovo Smart TV e sì, l'ho dovuto fare per forza praticamente. Ed è che ce l'ho praticamente, sto sempre su internet, collegata praticamente 24 ore su 24 quando ho tempo ovviamente, e quindi voglio far vedere quali sono le app che utilizzo di più, a cosa guardo in questo momento, insomma farvi un po' una panoramica generale, perché sì, ho dovuto comprare la TV nuova nonostante quella vecchia funzionasse, perché altrimenti per guardare le partite di Serie A sarebbe stato un incubo, letteralmente un incubo, perché guardarle sul computer, sul portatile o sul cellulare non è la stessa cosa che guardarle in TV, soprattutto quando le fanno tipo la sera a cena. E comunque guardare in TV è un'altra cosa. Per riuscire a guardare sulla vecchia TV avrei dovuto collegare con un cavo il portatile, ma ogni volta staccare, attaccare il cavo, il portatile, poi comunque il portatile si scarica, insomma guardare le partite sarebbe stato un incubo. Non che con la Smart TV le cose siano migliori visti tutti i problemi che dà DAZN, però perlomeno accendo e ho tutto qui. Per cui adesso vi faccio praticamente vedere quali sono le app che utilizzo maggiormente e vi dico un po' che cosa mi piace. Allora, spero che si veda, non lo so, comunque vi faccio vedere, comunque si capisce lo stesso. Allora, una app che ho diciamo scaricato da poco e l'ho usata una sola volta è Chili, perché mi interessava guardare un film, ovvero Il cattivo poeta con Castellitto, e lo facevano solamente qua, per cui sì, mi sono iscritta, insomma mi sono registrata e mi sono vista Il cattivo poeta, perché io praticamente adoro la storia, e questo parla degli ultimi anni di vita di D'Annunzio, e la cosa che mi interessava soprattutto era vedere la scenografia, le ambientazioni, perché era tutto girato all'interno del Vittoriale, che io ho adorato, stregata proprio da quel posto, e al di fuori mi hanno impressionato veramente tantissimo le ricostruzioni delle varie istituzioni anche fasciste. E soprattutto mi è piaciuto il fatto che tutto diciamo il colore del film è sui toni del grigio, del verde, e quindi dà proprio quell'idea della pietra, del marmo, che erano molto utilizzati nell'architettura fascista. E quindi niente, mi sono registrata per vedere questo film, e praticamente da quello che ho capito però su Chili si devono comprare praticamente i singoli film, e quindi io sì, mi sono guardata un film solo e l'ho comprato, e niente, l'ho visto. Detto questo, passiamo alla app che io maggiormente ho utilizzato negli ultimi tempi, ovvero Sky. Io ho praticamente Sky da tanto e ho tutto, non ho lo Sky Q, mi sono fermata al My Sky, però insomma ecco, posso anche registrare le cose
Di Sky mi piace tutto, mi piace sia l'intrattenimento, ovvero programmi come X Factor, quest'anno poi lo adoro con il nuovo conduttore romano, lo adoro, X Factor, Masterchef, quattro ristoranti, quattro hotel, cortesie per gli ospiti e le serie TV che fanno su Atlantic. Adesso ad esempio sto guardando Britannia, la terza stagione, ma ho adorato per esempio Diavoli, mi è piaciuta tantissimo, così come anche Omicidio a East Town, bella, insomma, comunque vedo veramente tante cose. Mi piacciono tantissimo anche i documentari, quelli anche soprattutto della storia, e i film ovviamente, e poi avendo comunque anche il My Sky e Sky Go, ho tutto il catalogo e quindi è una cosa che utilizzo veramente molto molto spesso. Poi ultimo arrivato qui da me è stato Netflix. Io non ce l'avevo per il semplice motivo che, avendo già altre app, altri abbonamenti attivi, aggiungerne anche un altro e considerando anche il poco tempo libero comunque che ho, mi sembrava troppo. Però ormai Netflix lo senti nominare veramente tantissimo e ci sono delle serie, delle cose che mi attirano troppo, per cui mi sono registrata e ho fatto l'abbonamento base, proprio quello tipo che ci puoi collegare solo due dispositivi, che non hai neanche il Super HD, insomma proprio la base. E ho già fatto una mia playlist, diciamo, delle cose che voglio vedere. Allora, attualmente sto guardando La Casa di Carta e sono arrivata al quarto episodio della prima stagione e mi sta piacendo, cioè mi incuriosisce vedere come va a finire questa rapina, anche se sinceramente mi annoiano un po' quei discorsi un po' troppo moralisti che sento, tipo sull'aborto, o comunque su discorsi un po' troppo, cioè, sì, idealisti e moralisti mi piacciono poco, però vabbè, si può sorpassare. Poi in programma ho di vedere Stranger Things, ovviamente, La Regina degli Scacchi, di cui sto comunque attualmente leggendo il libro, e poi Squid Game. Per il momento, diciamo, ho in programma queste, ma attualmente, ecco, guardo solo La Casa di Carta, anche perché, cioè, vedere mille cose insieme, no. Poi un'altra app che utilizzo abbastanza è Prime Video. Allora, qui ho visto LOL, ci ho visto, carinissimo, e io qui soprattutto guardo film, soprattutto horror e thriller, e la cosa che mi piace è che consuma veramente pochissimi giga, cioè si può scegliere il tipo di qualità, ma anche la qualità, appunto quella base, che consuma meno di un giga all'ora, si vede bene, e quindi io lo adoro anche per questo, perché mi fa consumare veramente pochi giga e comunque devo dire che ci trovo veramente dei film interessanti. Tra l'altro sto guardando questo con questo attore che io adoro. Ok, credo proprio che questo sarà uno dei prossimi video, film che vedrò, ce lo sto guardando adesso con voi. Sì, so che c'è anche Dinner Club che potrebbe essere carino, proverò a vedere insomma com'è, però è così, più che altro qui guardo film perché consumano pochi giga e io adoro guardare film anche soprattutto quando stiro, perché mi capita spesso di dover stirare per molto tempo. E quindi mi guardo film su film su film e così passo il tempo. Poi, oltre a Prime Video, ovviamente abbiamo lo stupendo, magnifico DAZN, che tutti odiano. Io penso che in Italia non c'è una persona che ami DAZN, perché veramente la qualità è orrenda. Ci sono dei momenti proprio veramente che vedi solo delle figure sfocate. La rotellina ogni tanto compare, se sei fortunato compare solo la rotellina e non ti blocca la partita, altrimenti ti blocca anche la partita. Di positivo c'è, cioè, che però poi la partita, quando riprende dal punto in cui si è interrotta, quindi
non perdi minuti, però insomma sì, è veramente orrendo e io spero che finiti questi 3 anni che hanno di esclusiva della serie A ripassi a Sky, perché è tutta un'altra cosa. Ok, poi ovviamente abbiamo il mitico Disney Plus. Allora, io su Disney Plus mi ci sono abbonata subito appena l'hanno fatto e vi avevo fatto anche un video a proposito, e io ancora pago l'abbonamento, proprio quello base iniziale, di 6,99 € al mese, quindi anche poco. L'unica cosa è che mi è arrivata la mail che dal mese di novembre aumenta, mi sembra a 8,99 se non sbaglio, e va bene. Allora, io qui mi sono creata proprio una mia la lista dove ci archivio tutto quello che praticamente sia che voglio vedere, ma che ho anche visto finora su Disney Plus, quindi qui c'è praticamente tutto quello che io ho visto. Film, serie, adesso attualmente sto guardando Lost e ho quasi finito la prima stagione, è un po' strano, però vabbè, lo vedo. E poi prossimamente ho in programma di vedere Black Widow, ma mi sono vista da poco Loki, Crudelia, insomma ho visto tutte le stagioni di Castle, che non avevo visto quando è uscito, insomma. Qui ovviamente per me è tutto bellissimo, sì, è veramente, io lo adoro, e poi comunque c'è l'esclusiva di film Pixar e Disney, quindi le vedi qui e quindi niente, Disney Plus, io ci vado praticamente quasi tutti i giorni, soprattutto perché appunto se mi metto a seguire una serie poi mi prende tipo Lost e voglio vedere come va a finire, anche se Lost devo dire che è alquanto strana, io non l'avevo vista quando è uscita, e però avendo fatto tanto successo e adesso essendo presente su Star mi sono detta ok, me la guardo e mi sta piacendo. E poi l'ultima app che utilizzo, queste sono tutte quante app che stanno qui di suo ma io non le uso, l'ultima app che utilizzo tantissimo ovviamente è YouTube, ma soprattutto io YouTube lo utilizzo la sera quando mi alleno, e questo appunto è uno dei canali che seguo, perché, e questo è un altro, proprio perché mi metto qui con i miei attrezzi, con il mio tappetino, e guardando una video lezione su questo schermo grande mi dà proprio la sensazione di stare in una vera classe, no? In una vera aula di palestra, stanza di palestra insomma, e mi piace molto di più, anche perché poi ho le casse stereo, insomma il suono è diverso, è molto più divertente allenarsi qui con la televisione. E quindi niente, stasera credo che farò il cardio kick e quindi niente, questo sì, lo utilizzo essenzialmente, ma ultimamente proprio YouTube in generale lo uso proprio solo per prendere gli allenamenti, difficile che guardo qualche video se non di questo Thomas Tutorial PH, perché fa un sacco di tutorial carini, fighi su PixArt, e quindi questo mi piace. Però per il resto insomma YouTube lo guardo veramente poco e quindi niente, queste praticamente sono tutte le app che io utilizzo quotidianamente o comunque settimanalmente per guardare la TV. Sì, ovviamente qualche volta guardo anche la TV normale, ma essenzialmente lì ci guardo Reazione a Catena d'Estate, La Ghigliottina e a volte il telegiornale e basta. Sulla TV normale praticamente non guardo più niente, o se ci fanno appunto qualche partita della nazionale, ma insomma difficilmente guardo la TV normale, guardo queste app perché ci trovo di tutto, ovviamente. E quindi niente, volevo fare questo video veramente da tanto e sono contenta di averlo fatto, perché è stato anche divertente, perché io adoro i film, adoro le serie TV, adoro
i film animati, perché mi portano proprio da un'altra parte, io mi ci immergo completamente e mi piace tantissimo. Per cui, niente, fatemi sapere se avete qualche serie che mi consigliate di vedere, o su Disney Plus, o su... Ah, non mi viene il nome, comunque avete visto le app che uso, insomma, delle serie TV su Netflix, anche su Amazon Prime, e che quindi poi vedo se l'argomento può interessarmi. E ovviamente ci vediamo al prossimo video e ciao!